conoscerlo a poco, sfogliarlo, guardarlo, viverlo, amarlo. È così che bisogna accogliere la seconda edizione del Messale Ambrosiano, che atteso dal 1976 entra in vigore nella prima domenica dell'Avvento Ambrosiano, con la solenne celebrazione in Duomo, però preceduta, nella sera della Vigilia, dalla Veglia, presieduta dall'Arcivescovo nell'Oratorio di San Rocco a Seregno, nella zona pastorale di Monza. Ed è appunto il Vescovo Mario, accanto a lui il Vicario Episcopale di Settore, Don Giuseppe Como, il responsabile del servizio di pastorale giovanile, Don Marco Fusi, alcuni sacerdoti, a indicare come vivere questa pubblicazione, questo volume di servizio, che è molto più di uno strumento. Tanti giovani che si ritrovano, provenendo anche da altre zone della diocesi, per la veglia, dal titolo molto significativo «Celebriamo il Signore con arte», dove arte significa l'arte del celebrare bene, anzitutto, con i gesti emblematici che vengono compiuti, la consegna del messale fisicamente nelle mani di alcuni giovani che vanno in altare maggiore in processione, e poi naturalmente ancora il messale posto in altare e le letture che richiamano la stessa pubblicazione. Ed è così che l'arcivescovo allora spiega. Dunque, il messale può essere una scuola di preghiera, perché ci richiama sempre a pregare per Cristo, con Cristo, in Cristo. Il messale è una scuola di preghiera, perché ci invita a pregare sempre come il popolo di Dio. Il messale è una scuola di preghiera, perché dentro il popolo di Dio mette in evidenza il ruolo e la partecipazione di ciascuno. Il messale è scuola di preghiera, perché i suoi testi ci aiutano a dire il bisogno che abbiamo e la grazia di Dio. Al termine dell'intervento, il Vescovo Mario parla della preghiera per la pace, tratta dal formulario della Messa per la pace presente nel Messale, un suggello a definire il senso di tutta la celebrazione. E sono allora ancora gesti simbolici a evidenziare come il Messale dia forma alla preghiera personale, con lo spostamento del volume ai piedi del presbiterio e la consegna a ciascun giovane di un piccolo cartiglio con un'espressione del Messale e a quella comunitaria, per cui i ragazzi si avvicinano a un braciere e infondono l'incenso. Insomma, un bel esercizio di creatività liturgica, voluto e ben organizzato, come nota, prima della benedizione finale e di un gioioso momento conviviale, il vicario Don Giuseppe Como. Federica, tu hai partecipato al tavolo Giovani e Vescovi proprio a quello dedicato ai riti, ed è nato forse un po' una passione anche per la liturgia, o lo era già prima? Lo era già prima, perché faccio il cerimoniere nella parrocchia di Santa Maria Nascente ad Erba, e quindi la liturgia è sempre stata importante per me, e quindi questo mi ha permesso poi di far parte del tavolo dei riti nel Giovani Vescovi, ecco. L'arcivescovo vi ha detto: il messale è uno strumento per pregare insieme, per crescere nella fede. Si è sempre insieme quando si prega. Senti questo richiamo? Sì, assolutamente. Questo rende la preghiera una preghiera comunitaria, una preghiera sentita. E qui è stata un'espressione di preghiera condivisa con dei nostri coetanei, con altri giovani, e quindi questo fa sentire parte dell'essere chiesa, una realtà molto più grande dalla nostra piccola realtà che magari possiamo vivere, e quindi questo dà segni di speranza. Quindi sei venuta da Erba a Seregno appositamente per la consegna del messale stasera da parte dell'arcivescovo ai giovani? Sì, perché con Marco abbiamo curato questo momento di preghiera, e quindi ci tenevo particolarmente ad essere presente. Che cos'è che spinge un ragazzo il sabato sera, invece che stare per le strade con i coetanei a divertirsi, a venire in chiesa per la consegna di un libro liturgico della seconda edizione del Messale Ambrosiano? Allora, è una domanda molto seria e la risposta non è semplice. Chiaramente ci sono altre attività, altre possibilità molto più interessanti, però diciamo che per un giovane che è in cammino
verso l'incontro con il Signore, che è un po' la vita di ogni cristiano, quale occasione se non questa per imparare a conoscere meglio il Signore nel modo in cui la Chiesa da secoli lo racconta e lo testimonia, conoscerlo tramite quelle parole che da cristiani di ogni tempo sono state usate, accompagnati nella preghiera da chi ha un po' il compito nella nostra diocesi di presiedere la preghiera di tutti i gruppi, di tutte le parrocchie, di tutte le comunità, cioè dal nostro arcivescovo. Mi sembrava un'occasione preziosa per imparare a scoprire meglio il volto di Gesù, per approfondire la relazione con Gesù nella mia vita tramite questi testi in un momento a loro dedicato all'inizio del tempo di Avvento. Tu hai partecipato al tavolo Vescovi e Giovani dedicato ai riti? Ho partecipato a questo tavolo, è stata un'occasione molto seria, molto profonda, molto interessante per far incontrare un po' il desiderio della Chiesa, che si è percepito nitido da parte dei Vescovi, di incontrare un po' la realtà giovanile con cui ci sono delle fatiche di dialogo, nella forma delle fatiche di linguaggio, delle fatiche di relazione, delle fatiche di mentalità e un po' di come dire, concezione, sguardo sul mondo, che è un po' quello che citava oggi l'Arcivescovo nella predica. Quindi il desiderio della Chiesa di incontrare i giovani e le domande profonde che i giovani portano con sé e che alla Chiesa consegnano, ove si rendono conto che questo è un luogo accogliente per queste domande. Qual è il significato di questo momento che abbiamo vissuto, la consegna ai giovani del Messale, oltretutto la sera prima del momento celebrativo in Duomo che segnerà l'entrata in vigore della seconda edizione del Messale Ambrosiano nella prima domenica dell'Avvento Ambrosiano? Ma è bello che l'Arcivescovo abbia desiderato questo incontro, questa simbolica consegna del Messale, proprio perché è un tesoro, è la liturgia, il tesoro della fede che la liturgia trasmette e custodisce, è un tesoro che anzitutto vogliamo trasmettere proprio ai ragazzi e ai giovani. E il cuore dei giovani è in attesa di questo tesoro, lo va a cercare. Qualcuno in maniera più esplicita attraverso desideri grandi, qualcun altro attraverso magari una ricerca meno esplicita, però il cuore dei ragazzi e dei giovani attende questo tesoro, questo senso per la vita. Quindi è bello che l'Arcivescovo abbia desiderato consegnarlo proprio a loro.